prendiamo anche noi la notizia con sconforto ed amarezza, perché sosteniamo da anni ormai che si vuole maggiore attenzione alla tutela del territorio e una marcia in più per riuscire a prevenire prima di tutto, ma anche a individuare tutte le discariche che sono state fatte nei decenni passati. Ecco, questa ennesima necropoli di veleni è stata trovata appunto a poche decine di metri dal fiume Oglio. Sì, ma questo è un classico ormai, perché a cavallo degli anni 60-70 fino a metà degli anni 80 la normativa non c'era, e quindi si poteva scaricare di tutto e di più vicino ai fossi, vicino ai fiumi, in ogni dove. Adesso si tratta davvero di individuare sicuramente i colpevoli e procedere alla bonifica e alla sistemazione del sito. La zona in questione è quella tra Alfianello e Pontevico. Voi come Lega Ambiente state facendo opera di sensibilizzazione alla popolazione nei confronti appunto di queste tematiche ambientali? Ma noi siamo stati in prima linea anche recentemente nella vicenda della discarica della Macogna, che era un ennesimo passo falso da parte delle istituzioni che l'avevano autorizzata. E quindi noi il nostro impegno lo mettiamo sicuramente in questa direzione, e lo metteremo anche in questa vicenda per dare una mano.